Sono Marco D'Addezio e frequento l'ultimo anno di SCP Europe. Sono appunto iscritto a questa scuola da 3 anni e avevo conseguito prima un diploma in economia e finanza all'Università degli Studi di Torino e in questo momento mi trovo a Parigi, dove appunto sto frequentando una specialistica in strategie con sei e innovation. Dunque, tematiche tutte digitali, ho a che fare con aziende di consulenza, start-up e vari clienti con cui ci interfacciamo sia col corso che in parallelo. Allora, avevo cominciato la mia esperienza internazionale già prima di SCP, facendo qualche programma di exchange. Tuttavia, l'esperienza di SCP inizialmente mi sembrava veramente qualcosa di complicato e di, insomma, non facilmente gestibile, poiché spostarsi tra un campus e l'altro, prendere aerei, cercare le case, sicuramente non è la quotidianità. Una volta che però sono stato inserito all'interno di questo programma, tutto è stato più semplice. Poter contare sul supporto di persone all'interno di SCP, di compagni, di ex alunni. Partendo da questo contesto protetto, ho sviluppato poi quella che è la mia identità internazionale. Dunque ho poi partecipato a Business Games, a Bruxelles, a San Gallo in Svizzera, a programmi di insight all'interno di company come Bloomberg e Google. E dopodiché ho anche sperimentato l'ambiente lavorativo internazionale. Dopo aver fatto un programma da Bloomberg e da Google durante l'aprile del 2018, sono poi passato a sperimentare sul campo effettivamente, mettere in pratica quello che avevo imparato a scuola e grazie ad altre esperienze. Quindi ho preso parte a un programma di tirocinio di Accenture su un progetto di digital banking e questo ha fatto sì che mi innamorassi di questa materia, di questo topic, e andassi poi a metterlo in pratica in un altro tirocinio successivo a Londra, in una fintech dal nome Starling Bank, che appunto era molto in crescita e da cui veramente ho avuto la possibilità di mettere le mani su un progetto e portarlo avanti in maniera molto indipendente. Dunque è importante sperimentare, mettersi alla prova in un contesto protetto per poter veramente sviluppare e capire qual è la propria identità e come arrivare ai propri obiettivi. In questo momento vorrei fare uno step back, scoprire quali altri obiettivi posso darmi, quali altri metodi per raggiungere questi obiettivi esistono al mondo e non focalizzarmi su un verticale unico, quindi ritornare magari in consulenza, capire quali altre realtà esistono e dopodiché concentrarmi e lavorare verso questi obiettivi.